Che casino, dal secondo posto al quinto un casino unico. Ne perdono una, ne vincono due, ne pareggiano due, ne perdono mezza, ne vincono mezza. Ne... Un casino, insomma, vogliono ravvivare questo campionato per la lotta Champions e allora continuano a fare tutti questi risultati altalenanti, no? Non c'è mai una che scappa via perché sostanzialmente è molto equilibrata quella lotta lì. Mentre lì sopra c'è chi addirittura si può permettere il lusso di perderne uno, due, tre, quattro, non so quanto ne può perdere ancora il Napoli e rimanere comunque prima, ma soprattutto si può permettere il lusso di perdere, ma e perde anche bene, perché il Napoli quest'anno è anche capace di perdere bene, perché quelle poche partite che ha perso, due in campionato, sono stati 2-1-0 striminziti. Dove ci può stare a San Siro contro l'Inter e in casa va bene, sì, in casa, però comunque contro la Lazio, non è che ha perso contro la Cremonese, un 1-0 striminzito ci può stare nell'arco di una stagione quando hai 792 milioni di punti di vantaggio sulla seconda e anche quando c'è stata la prima sconfitta in Champions League, no? Che valeva come il 2 di Coppa quando la briscola a bastoni, no? Nulla, era già qualificata e ha perso, perciò cioè, perde anche bene, ha imparato anche a capire quando perdere. Perciò va bene, dai ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati qua sul canale del vostro amico Necci nella casa del pane e balun. Vi invito subito a mettere un bel mi piace al video, ragazzi, mettete mi piace al video, è importante, è gratuito, non costa nulla e aiuta molto a far crescere il canale. Iscrivetevi al canale che è gratuito anche quello e soprattutto ragazzi attivate la campanella così quella vi avverte ogni qualvolta io pubblico un video. E non vi perdete mai nessun mio contenuto. Mi sto un po' incartando. Perciò, dai, ragazzi, dobbiamo fare la classifica. Nonostante non sia finita la giornata di la 25esima giornata, però, insomma, le due partite di oggi, Sassuolo Cremonese e Torino Bologna, non spostano tutti questi equilibri, tutto questo equilibrio della classifica. Perciò facciamole insieme perché poi domani ci tuffiamo nella Champions League e ci abbiamo altro a cui pensare. Perciò, dai, partiamo subito. Mamma mia, quando metto gli occhiali ci vedo ed è un qualcosa di è bellissimo, è bellissimo. Finita la sfiga del weekend tra macchine che si sono fermate in tangenziale e sconfitte del Milan, sconfitte del Napoli, ci tuffiamoci in questa settimana sperando che sia migliore. Dai, prima di iniziare a fare la classifica, vi invito a scaricare l'app di OneFootball. Ragazzi, se amate il calcio tanto quanto lo amo io, non potete non avere quest'app sul vostro smartphone. Ve lo ripeto e ve lo continuerò a ripetere milioni di volte. Vi regala highlights di Serie A, di Serie B, calcio in streaming, tutto sul calciomercato. Potete personalizzarla con la vostra squadra del cuore. Veramente completa in tutto e per tutto. È gratuita, perciò non dovete fare altro che correre sotto il link in descrizione e scaricarla perché bella è l'app di OneFootball. Dai ragazzi, partiamo subito con la classifica, iniziamo subito dal basso come facciamo di solito. Sampdoria che pareggia ieri la partita contro la Salernitana, 1-0-0, insomma, niente, Sampdoria non riesce a vincere una partita però ragazzi, cerca sempre di trovare quella vittoria che ha trovato settimana scorsa la Cremonese che non aveva ancora fatto in questo campionato. La Sampdoria l'ha fatto, però adesso è un bel po' che non vince, però insomma, oramai c'è poco da dire, no? Io continuo, oramai secondo me Cremonese e Sampdoria non possono più, come si dice, pensare di poter salvarsi. Adesso vediamo cosa farà stasera la Cremonese che è a pari punti della Sampdoria e che chiudono l'ultima posizione. Però insomma è difficile, molto difficile per le due squadre. Vediamo poi cosa farà stasera la Cremonese, ma insomma mi viene da pensare che è molto difficile per loro. Passiamo al Verona, il Verona che pareggia contro lo Spezia. Era una sorta di scontro diretto, ragazzi, perché insomma aveva la possibilità il Verona di poter agganciare, visto che ha 3 punti sotto lo Spezia, agganciare lo Spezia. Così non è stato, nonostante lo Spezia in 10 si è riuscito a chiudere la partita sullo 0-0. Ecco, avevano un po' tutte e due le formazioni paura di perderla e alla fine la partita è stata abbastanza chiusa. Perciò, insomma, il Verona continua a dire che è l'unica di quelle tre lì, ma anche, non lo dico solo io, lo dice anche un po' il punteggio,
che ha più possibilità perché lo Spezia non sta facendo bene, ha cambiato l'allenatore, che è solo lì a 3 punti, perciò 3 punti li puoi recuperare, soprattutto per quello che ha fatto vedere dopo la ripresa del campionato il Verona. Perciò è vero che adesso sono 3 partite che non fa risultato, almeno ieri ha pareggiato ma arrivava da 2 sconfitte, però insomma è lì a 3 punti, lo Spezia non sta facendo sfracelli, perciò può assolutissimamente pensare alla salvezza. Deve crederci il Verona, e lo Spezia si deve svegliare sostanzialmente, che ha 3 punti in più, si deve svegliare, perché adesso il cambio d'allenatore c'è stato, ora bisogna dare una scossa, perché anche loro arrivano da una serie di risultati proprio brutti, brutti, brutti. Salernitana che pareggia appunto contro la Sampdoria, e insomma, vabbè, la Salernitana è in una situazione di classifica abbastanza tranquilla. Poi, ripeto, tutto è tranquillo fino a quando c'è la distanza appunto tale, e sono 7 punti, però attenzione, perché anche loro dopo il cambio d'allenatore adesso arrivano da una vittoria e un pareggio, però insomma, e sarà, se non sbaglio, la prossima avversaria del Milan, udite udite, perciò Salernitana e Milan, con la Salernitana fa sempre molta fatica. Oltretutto, dopo quella partita lì vinta all'andata 2-1, da lì c'è stato il crollo del Milan, perciò attenzione, attenzione. Detto questo, insomma, la Salernitana è abbastanza messa bene. Vediamo se iniziamo a vedere qualcosina del nuovo allenatore, perché poi sostanzialmente sono 2 partite, però non è che il nuovo allenatore può dare questa scossa. Insomma, sono più i giocatori, quando c'è il cambio allenatore, che la devono dare. L'allenatore può, dopo una, due, tre partite, magari metterci del suo. Ancora non si è visto. Vediamo, vediamo. Lecce 27 punti ieri, sconfitta a San Siro. Insomma, ieri, secondo me, Lecce ieri ha fatto un po' una scampagnata qua a Milano. Quindi hanno fatto una scampagnata. Sono abbastanza rilassati, ma come giusto che sia, Lecce in una situazione di classifica comunque rosa, no? Nel senso, c'ha 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Non sono sicuramente queste le partite che deve vincere Lecce, o che deve, sì, deve cercare di fare la prestazione, per l'amor di Dio, ma poi gli mancavano anche 2 titolari, perciò hanno anche questa scusante. Però insomma, non sono queste le partite dove devono darla, dove devono rischiare, che non so, anche l'infortunio per dare tutto per tutto. Devono giocare la loro partita, però poi con l'Inter puoi perdere assolutissimamente, soprattutto un Inter che arrivava da una sconfitta, perciò insomma non è semplice. Sassuolo 27 punti, pari a Lecce. Il Sassuolo che giocherà appunto oggi pomeriggio contro la Cremonese, e il Sassuolo può dare un'altra bella botta al suo campionato. Insomma, vincendo oggi pomeriggio, potrebbe addirittura scavalcare l'Empoli, che si trova un punto su, e mettersi lì a ridosso della Fiorentina. Perciò si è ripreso bene il Sassuolo, si è ripreso bene, vediamo cosa farà stasera, però si è ripreso molto bene. Insomma, c'è stato un momento che il Sassuolo poteva rischiare appunto di entrare in quel vortice un pochettino tremendo, no? Vabbè, detto questo, passiamo alle squadre di metà classifica, anche se poi, ripeto, da Sassuolo all'Empoli ci passa un punto, c'è una partita in meno, però insomma, l'Empoli 28 punti, che perde contro il Monza, e insomma, queste sono tutte partite, sono tutte squadre. L'Empoli non sta andando benissimo, perché veramente si vede che aveva fatto veramente molto molto bene prima, perché insomma, nelle ultime 5 partite, perderne 3, pareggiare ne 2, è uno score veramente brutto. Però è là, 28 punti. Insomma, quest'anno quelli in basso hanno fatto veramente male, male, male. Perciò anche chi ha uno score del genere è abbastanza tranquillo. Cioè, ragazzi, un Empoli che in 5 partite fa 2 punti è comunque a più 10 punti dalla zona retrocessione, vuol dire che gli altri stanno facendo veramente male. Perciò vediamo se passerà, se verrà sorpassata dal Sassuolo. Comunque l'Empoli, secondo me, deve dare un po' di vita al suo campionato e cercare di fare un po' di punti, perché adesso è un po' che non li fa. Fiorentina, seconda vittoria consecutiva. Ragazzi, io lo sapevo che c'era il trappolone, perché la Fiorentina io l'ho sempre considerato una grande squadra. L'anno scorso ha conquistato la sua Conference League, quest'anno io la davo, non dico favorita, però pensavo potesse lottare per la zona Europa League, anche più della Conference League. Invece si è un po' persa, ha perso terreno.
Nonostante la Fiorentina giochi un bel calcio, no? Però gli manca poi quella punta che faccia gol, che ha un po' ritrovato nelle ultime partite, un po' un pizzico tardi per il campionato, però insomma adesso sono lì dodicesimi, si sono ripresi e giustamente si sono, quando incontra il Milan la Fiorentina la prende sempre nel momento migliore, però detto questo insomma ieri ha fatto una grande partita, l'altro ieri ha fatto una grande partita, ha strameritato la vittoria. E bene, bene, l'ha interpretata bene, una gran bella vittoria della Fiorentina. La classifica un po' meno, però c'è da dire che la Fiorentina si sta giocando alla Conference League. E secondo me, la Fiorentina vista sabato sera non è che ha la possibilità di vincere la Conference League, è la favorita della Conference League. La Conference League è una coppa, per l'amor di Dio, cioè, incontri sempre squadre europee, però insomma. Questa Fiorentina se la gioca, ma non se la gioca, ma è favorita. Se io vedo quella Fiorentina vista sabato, se la vince a mani basse la Conference League. Perciò io tifo per la Fiorentina in Conference League. Veramente mi farebbe piacere che la Fiorentina riuscisse a portare a casa un trofeo quest'anno, perché no? È la Conference League. Poi oltretutto c'è anche la Coppa Italia. Comunque, al di là di questo, parlando della classifica, la classifica in campionato è un po' indietro in base a quello che alle aspettative, però insomma. È sicuramente in una situazione molto tranquilla. Torino 31 punti insieme alla Fiorentina, ma dovrà giocare appunto stasera contro il Bologna. Partita non facile, però insomma, queste squadre qua non è che possono chiedere più di tanto. I tifosi di queste squadre qua, no, la Fiorentina secondo me qualcosa in più, ma anche il Torino più o meno è lì, naviga in quelle acque lì. Perciò sì, è tranquillissimo. E là vediamo. Adesso arriva da una sconfitta, vedremo cosa farà stasera. Però insomma, quella è la posizione del Torino. Mentre non è quella la posizione del Monza, no, cioè perlomeno è quella, è meritata, però nessuno se lo aspettava. Monza neopromossa, primo anno in Serie A, ieri è tornata la vittoria dopo due sconfitte, perciò ha ripreso, diciamo, a marciare, ci voleva, perché poi dopo, quando perdi, sei tranquillo, rischi di entrare un po' sei intranquillo, ne perdi due, insomma, poi inizia a perdere la terza e inizia a entrare un po' in crisi. Invece la vittoria di ieri ha rimesso un po' tutti quanti sul binario giusto, e ottimo, è stata una gran bella vittoria in casa. Perciò insomma non era semplice appunto dopo due sconfitte in casa contro l'Empoli, che poi comunque aveva bisogno di fare risultato perché non sta facendo, è riuscito a portare a casa la vittoria. Perciò un grande Monza che si trova a 32 punti, decimo in classifica, perciò tanta 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 roba. 32 punti pari all'Udinese, l'Udinese che oramai si è dimenticato, ma io già so quando sarà, io già me lo immagino. Noi dobbiamo andare a Udine e l'Udinese si è dimenticata di vincere. Non capisco. L'Udinese da ottobre, da settembre ad oggi ha fatto una vittoria in campionato. Cioè, incredibile. Io già mi immagino quando andremo noi a Udine. Adesso, a parte gli scherzi, insomma, l'Udinese veramente sta facendo veramente, veramente fatica. Non riesce più a vincere la partita. Certo, ieri non era una partita semplice, insomma, doveva giocare contro l'Atalanta che arrivava da, se non sbaglio, due sconfitte consecutive, un pareggio, sì, no, due sconfitte consecutive, perciò non era facile in casa dell'Atalanta. È riuscita a pareggiare, che può sembrare un buon risultato, perché insomma andare a pareggiare a Bergamo non è mai facile, però quando non vinci da così tanto tempo ci si aspetta qualcosina in più. Detto questo, è nona in classifica, oramai i sogni che aveva inizio campionato sono svaniti, e lì non rischia nulla, non compromette nulla, perciò si farà il suo campionato da qua alla fine, sperando in una vittoria che sicuramente arriverà, e so già quando. Arriviamo alla Juventus che a 35 punti si ferma ieri a Roma contro la Roma. Devo essere sincero, ho visto la partita, forse è stata l'unica partita dove la Juventus non meritava di perdere. Non è uno scandalo la sconfitta o la vittoria della Roma, no? Però forse per quello creato, per quello visto in campo, forse è una di quelle poche partite che la Juventus non meritava di perdere. Detto questo, insomma, il campionato della Juventus è vero, no? Poi sul campo, come tutti dicono, a 50 punti, ma per l'amor di Dio nessuno li ha fatti, no? Però non è che, perché no? Perché fanno passare il messaggio, ma sul campo sono 50, ho capito, ma sul campo sono 50. Sarebbe seconda in classifica pari all'Inter, sempre a 15 punti dalla vetta. La Juventus non mi sembra che inizio anno partiva con questi obiettivi, perciò è sempre comunque una stagione da dimenticare. Poi certo c'è la Champions League, ma quelle sono altre cose.
in questo momento adesso loro hanno 35 punti sul campo 50, ma sono ottavi e la loro situazione di classifica quella è. Io dubito che gli ridaranno i punti, non credo, perché tutto questo mediaticità su sti punti, sto ricorso, ma boh, così è proprio falsare il campionato. Secondo me la Juventus oramai la sua posizione è quella e vediamo, poi può rimettersi in carreggiata per la Champions anche con i 15 punti meno. Le vince tutte da qua alla prossima, da qua alla fine, torna in Champions, perché per come stanno andando lì in alto. Oggi bisogna valutare la Juventus ottava in classifica, 35 punti, ieri ha perso, quella è. Perciò attenzione, pari punto al Bologna che ha 35 punti, ma stasera Bologna gioca. Insomma, il Bologna visto quest'anno è un Bologna che veramente fa paura. Perciò attenzione, ha battuto l'Inter, insomma. È un Bologna che gioca a calcio e gioca anche bene. Non è una partita semplice a Torino, però anche solo un pareggio o comunque una vittoria addirittura potrebbe andare a insidiare la zona Europa. Perciò attenzione, attenzione. Passiamo appunto alla zona Europa con l'Atalanta che pareggia in casa e rimane e si porta a 42 punti. Io penso che col pareggio di ieri l'Atalanta si sia un po' estromessa dalla corsa Champions League. Oggi 5 punti di distacco dalla quinta, poi oltretutto, sì, è vero che poi dalla quinta pari merito con la quarta, però sono tanti perché non vedo un'Atalanta che ha nelle corde un filotto. E siccome fa dei risultati altalenanti, un po' come quelle lì sopra, 5 punti sono tanti per poter riuscire, perché per poter recuperare devi fare almeno 3 vittorie a fila e gli altri fermarsi. Ma io vedo che questa Atalanta sta facendo fatica. Adesso addirittura arriva da 2 sconfitte e un pareggio. Perciò io penso che sì, non perda poi la zona Europa League. Non penso che il Bologna possa arrivare a prenderlo, anche la Juventus, perché comunque ha un buon vantaggio, però perché sono 7 punti, ragazzi, 7 punti non sono pochi, però deve cercare di riprendersi, di riprendere il proprio cammino. Perciò vediamo, vediamo. Arriviamo al quinto posto, 47 punti il Milan che perde contro la Fiorentina, l'ho già detto prima, meritato, in maniera meritata. Ho visto un sacco di perché ho sentito parlare, no? Adesso il Milan è tornato a non fare risultato, gioca male, l'errore è questo, l'errore è quella. Ma io, ragazzi, sinceramente non la vedo come. Il Milan contro la Fiorentina ha fatto la stessa partita che aveva fatto sia con l'Atalanta che le altre due precedenti. Cioè, il Milan non si è ripreso. Sì, si era ripreso perché non aveva subito gol e perché era riuscita a portarla a casa, ma la partita più o meno del Milan con la Fiorentina è stata simile a alle 3 precedenti, è cambiato solo il risultato, perché davanti hai trovato una Fiorentina che ti ha fatto un culo così, mentre prima l'Atalanta è in un periodo un po' no, e lo si vede dagli altri risultati, il Monza ti aveva giocato abbastanza bene, lì avevi rischiato e lei si è riuscita a portare a casa, e idem col Torino, non è che io avevo visto un Milan fantastellare, ecco, sì, con l'Atalanta forse sì, però vedendo poi i risultati dell'Atalanta, bisogna vedere, è stato solo merito del Milan o anche un demerito dell'Atalanta. Io ho visto un Milan che non ha giocato bene contro la Fiorentina, ma ha giocato in maniera simile alle altre partite, perciò maluccio, ma anche gli altri li ha fatti, sì, forse con l'Atalanta un po' meno, però non ho visto tanta differenza. Ho visto la differenza è stata l'avversario, che la Fiorentina ha giocato un gran calcio, perciò ci ha battuto. Noi adesso siamo lì a 47 punti, quinti, no, pari punti alla Roma, quarti, però insomma mi pare che in questo momento per la differenza reti siamo quinti, però vabbè, siamo lì a giocarci la nostra Champions League. Da adesso fino alla fine sarà così. E purtroppo quando perdi così tanti punti, come ha fatto il Milan nel mese di gennaio, oggi no, perché poi tu c'hai il pensiero, adesso devo fare un filotto per poter riprendere, e no, è difficile riuscire a resettare tutto quanto quando rincorri. Perciò adesso tu sei in una situazione che te la devi giocare partita dopo partita e fino alla fine te la devi soffrire. È dura perché la Roma e la Lazio stanno andando. La Roma ieri ha fatto una gran vittoria, è a pari punti col Milan, ha fatto una gran vittoria per quanto riguarda la classifica. Poi non è stata una grande partita, soluzione, ha fatto un tiro in porta la Roma. Mancini, poi oltretutto, giocatore, vabbè, non uno dei migliori della Roma, ha fatto un gran gol, però insomma.
tiro in porta, stata fortunata tra i legni della Juventus, però è lì ragazzi, però la Roma ha fatto 47 punti, perciò se il Milan che è campione d'Italia ne ha 47, la Juve e la Roma 47, dire, e la Lazio 48 e l'Inter 50, tre in più, sono tutte lì ragazzi, perciò bisogna dare merito a queste squadre che in qualche maniera riescono a essere lì. Il Milan ha giocato bene, poi ha giocato male, la Roma ha giocato un po' così così, la Lazio è altalenante, però sono tutte lì ragazzi, perciò... È dura questa lotta Champions, è dura, è dura. La Lazio si è rimessa in carreggiata, 48 punti, è andata a vincere a Napoli, ragazzi. Rimarrà la storia, no? Perché insomma, vincere al Maradona contro il Napoli, questo Napoli qui, insomma, ti dà una forza incredibile, perché insomma, il Napoli quest'anno... incontrare il Napoli quest'anno è difficile, poi non ti dà mai la possibilità di poter dire la tua quando giochi contro di loro, mentre la Lazio è riuscita a fare la sua partita, è riuscita a ingabbiare il Napoli, è riuscita a tenere, si è barricata, non è che ha dominato, cioè, ripeto, io l'ho detto prima, non è che il Napoli ha perso male, però la Lazio si è portata a casa i 3 punti e insomma è tanta roba, è giusto tenersene, si è rimessa in carreggiata perché insomma nella partita più difficile è riuscita a ritornare addirittura terza in classifica da sola, perciò tanto di cappello, la Lazio c'è per la lotta Champions, la Lazio c'è e come se c'è, l'Inter che si riporta seconda in classifica vincendo in casa con Lecce, ma l'Inter adesso incontrare una squadra difficile quest'anno, ma mi sembra che adesso a parte gli scherzi, ho visto, no, anche i grandi titoloni stamattina, l'Inter si è ripreso, ho capito ragazzi, però insomma in casa con Lecce, ricordiamolo, è vero che l'Inter con le piccole ha fatto fatica nell'ultimo periodo, ma Bologna non è una piccola, ragazzi. Con l'Empoli, ecco, però arrivava dalla partita in Champions, qua, insomma, però è lì, ragazzi, sono secondi in classifica, nulla da dire, perciò merito a loro, sarà una gran bella lotta fino alla fine. Arriviamo a chi chiude questa classifica, a chi chiude, i primi della classe, insomma, quelli che piano piano arrivano al loro terzo scudetto quest'anno, arriveranno al loro terzo scudetto, il Napoli, che perde la partita in casa con la Lazio, ripeto quello che ho detto nell'intro. Ragazzi, il Napoli quest'anno anche nella sconfitta fa valere la sua forza perché non ha perso male. Due sconfitte ha avuto quest'anno in campionato, tutte e due per 1-0, tutte e due sconfitte che ci possono stare. È vero, poi non te lo aspettavi perché il Napoli sta andando bene, però ci può stare la sconfitta con l'Inter e la sconfitta con la Lazio. 1-0 senza mai prendere un'imbarcata, perciò meglio di così, sono lì, hanno ancora secondo me un bel 5 bonus, un bel 4-5 bonus da poter sfruttare, perché insomma per come vanno quelle lì in basso, loro anche se perdono, perché non c'è, ma se ne perde 5 arrivano gli altri, sì, ma gli altri devono vincere 5 e non mi sembra che hanno tutta questo ritmo per fare 5 vittorie consecutive. Per me il Napoli c'ha ancora più, vabbè, adesso a parte gli scherzi, 5 bonus, c'ha ancora un bel po' di margine, di bonus da poter usufruire, stare ancora molto tranquillo, perciò li vedo belli, belli, belli sul pezzo, aspettando una Champions che settimana prossima arriverà, e insomma ormai i quarti sono già andati, anche sono già secondo me conquistati, perciò vedremo come andrà a finire. Dai ragazzi, sono andato un pochettino lungo, vi ho stressato un po', dai, ci vediamo più tardi, vediamo se c'è qualche news, magari ci guardiamo le partite di stasera, vediamo come e le commentiamo insieme. Vi abbraccio di cuore, vi auguro una buona giornata, mi raccomando ricordatevi il likeettino, che è gratuito e non costa nulla. Dai, un abbraccione di cuore a tutti e bye bye!